Buongiorno e ben ritrovati amici di Cosmofarma. Nuova puntata di Cosmofarma Forma in cui vogliamo affrontare un argomento che, come potete immaginare, è all'ordine del giorno, soprattutto in questo momento. Parleremo oggi di quali sono i problemi che la farmacia si trova ad affrontare dopo l'esperienza del Covid. E oggi abbiamo come ospite, e do subito il benvenuto, persona che è nota a molti, molti di voi farmacisti, perché sono anni che con voi lavora e con voi, come lui dice, non fa formazione, ma dà consigli. Benvenuto a Damiano Marinelli. Ciao Roberto, ciao a tutti gli amici di Cosmofarma, grazie, grazie per avermi invitato. Caro Damiano, mi fa piacere fare questa chiacchierata con te perché ogni volta condividiamo sempre un sacco di idee e di spunti interessanti. Anche perché tu hai una visione del mondo farmacia da un osservatorio particolare, no? Mi dicevi che quotidianamente dialoghi e ti interfacci con almeno 260 farmacisti, e però hai una piattaforma della quale fanno parte più di 3.500 farmacisti, che sono coloro che partecipano a Farmamico. Bene, allora sicuramente tu più di altri hai una visione di questo mondo, e allora io un po' alla modalità americana ti direi: ma in questo particolare momento storico, se tu dovessi dire quali sono le tre cose che emergono, le tre cose più, i tre mal di testa che si trovano ad affrontare i farmacisti, o comunque le tre casistiche principali, tu cosa mi diresti? Ma andiamo subito quindi... Andiamo subito sul vivo. La parte dolorosa, ecco, la parte dolorosa. Sì. Ma io ti direi cassa, magazzino e personale. Cioè questo periodo particolare, questi ultimi tre mesi, che comunque è un evento eccezionale, ha fatto un pochino emergere alcune criticità, e la prima è sicuramente quella della disponibilità di cassa, problemi di liquidità. Troppe farmacie hanno problemi di liquidità. Da questa prima viene praticamente di conseguenza la seconda, che è quella del magazzino. Alcuni pensano di avere un magazzino abbastanza snello, poi si confrontano con dei loro colleghi che hanno delle performance di un certo tipo e si rendono conto di avere troppo fermo nel retro bottega. E poi il personale, perché il personale? I collaboratori a banco, ma tutta l'organizzazione della farmacia per quanto riguarda le preziosissime risorse umane. Sono un asset fondamentale che non viene sfruttato al meglio, e quando uso il verbo sfruttare non deve essere inteso in senso negativo, perché sfruttare significa ottenere il meglio da un qualcosa, da una risorsa. E quindi la mancanza di organizzazione, spesso la mancanza di obiettivi, la mancanza di un pochino di cultura aziendale, fa sì che anche la sfera del personale, che oggi potrebbe aiutare tanto, in realtà potrebbe anche diciamo portare dei limiti. Fermo restando che quello che hanno fatto i farmacisti in questi ultimi tre mesi è eccezionale, per dedizione, per professionalità e per tutto quello che concerne questo periodo. Però ecco, si tratta di un evento particolare, cominciamo a pensare di nuovo a gestire la farmacia in modalità guardare verso il futuro. Sì, io credo che l'esperienza Covid abbia fondamentalmente impresso un'accelerata a tutto, a tutta una serie di situazioni che normalmente con i normali cicli avrebbe impiegato un certo tempo per svilupparsi, invece questo ha accelerato molto. Ma dunque, tu hai parlato di cassa, magazzino e persone o personale, ma naturalmente tutto questo andrà misurato sulla base delle categorie, no? di farmacie, cioè non tutti avranno le stesse problematiche, non tutti dovranno agire con le stesse priorità. Quindi come la vedi tu? Cioè, sarà necessario farsi un progetto, determinare un obiettivo e poi capire quali sono le priorità, ma questo sulla base probabilmente dell'identificazione della
propria posizione, quindi cioè, chi siamo e dove siamo. Guarda Roberto, hai usato un termine a me caro e molto, molto importante, che sono le priorità. Purtroppo troppo spesso si dà la stessa importanza a vari aspetti della gestione di un'azienda, di una farmacia. Solitamente le farmacie sono, vengono divise per fatturato, no? Quindi piccole, medie, grandi, oppure per locazione, quindi urbane, extraurbane, rurali, sussidiate. Io in realtà le classifico per visione del titolare, allora visione o gestione da parte della titolarità. Abbiamo oggi un 5%. Cioè, mi sembra una cosa importante quando si parla di visione, no? Ma sì, poi è un argomento importante che ad esempio andrebbe trattato quando si parla di gruppi e reti, magari se ti va ne possiamo certo. ne possiamo parlare dopo. Però sì, io ho questa abitudine che mi ha insegnato tra l'altro un titolare di farmacia che saluto sempre, Angelo Labrozzi, che è anche mio partner in alcuni progetti, è quello proprio di imparare a classificare l'azienda in base a chi la gestisce, in base alle persone che ci lavorano. Perché poi, sai, prima si faceva tutto in base al fatturato, fatturato, guadagni proporzionali. Oggi non è detta che una farmacia di 2 milioni di fatturato guadagni più di una farmacia di 1 milione. Ed è importante quindi come viene gestita questa farmacia, e visto che chi la gestisce è il titolare e la gestisce attraverso altre persone, io credo che sia importante parlare della visione di questo. Detto ciò, possiamo dividere, diciamo, il mondo della farmacia in tre grandi macro categorie, che sono, approssimiamo, diciamo un 5% di intraprendenti, quindi titolari che vanno spediti, vedono crescere le loro farmacie. I cosiddetti visionari o illuminati. Sì, esatto. Coloro che sono riusciti a coniugare bene il fatto di essere dei professionisti e degli imprenditori, come recitava l'ex articolo 21 del codice deontologico, che purtroppo è stato soppresso, immagino, a seguito della legge 124 del 2017, però ecco, questo articolo diceva che la figura del farmacista professionista e del farmacista imprenditore sono indissociabili. E allora chi ha sviluppato questa doppia veste sicuramente oggi è un intraprendente, però rappresentano un'eccezione. Poi abbiamo dalla parte opposta un ormai penso 40% di farmacie in difficoltà economica, e poi in mezzo, diciamo un 50-55%, sempre per dare dei valori comunque approssimati, una visione diciamo un po' pigra, un po' ancora da viviamo alla giornata, ecco, senza strategie, senza visione, però con magari attenzione al quotidiano. Che però cosa comporta questo? Comporta che nel momento in cui ci siano degli scossoni o si vada un attimo fuori dai binari, ci si trovi subito in difficoltà. E quindi ad ognuna di queste tre categorie, ad esempio, darei dei consigli diversi, ecco, non parlerei genericamente al mondo della farmacia, non più. Certo, e quindi cosa diresti per esempio a quel 5% che, se vogliamo, è quello che già di suo genera idee, iniziative, proattività, però una visione esterna non fa male? Allora, se è intraprendente ha sicuramente anche delle buone disponibilità, quindi di cassa, aziendali, e quindi gli consiglierei di investire. Ho sentito in una recente intervista il dottor Trombetta che parlava di investire, e io a questo 5% gli consiglierei proprio di andare a aumentare il gap nei confronti dei suoi competitor, nel suo comprensorio, andando ad introdurre delle soluzioni un pochino anche avveniristiche dal punto di vista della tecnologia. Cioè, investire poi non significa che tutto si tramuta in successo, ma sono esperienze, prove, e chi fa l'imprenditore e chi gestisce una farmacia che comunque fattura qualche milione di euro sa che deve anche fare dei tentativi, ecco, delle prove, correre dei rischi, certo. Correre dei rischi.
Poi invece per quanto riguarda il secondo gruppo, diciamo quelli in crisi di cassa, definito un po' pigri, gli darei questo consiglio, che è una frase che noi usiamo spesso all'interno della mia membership con i 260 titolari che dicevi prima. Gli consiglierei di cominciare a costruire la loro azienda farmacia su un terreno di proprietà. Mi spiego meglio. Oggi la farmacia è un rivenditore, passatemi questo concetto, non è propriamente un'azienda, è come se fosse un venditore dell'industria. L'industria ha 19.000 agenti, tra l'altro con ditta individuale, come erano gli agenti di commercio, e ognuno nel proprio comprensorio, nella propria, quella che era la pianta organica, commercializza i prodotti dell'industria. Ecco, questo è un modo di essere venditori. Mi dispiace farlo passare così, spero che passi bene, ma bisognerebbe fare questo scatto da venditori ad azienda. E l'azienda è un qualcosa di proprio che va costruita su un terreno proprio. Che significa un terreno proprio? Non si può più avere, e siamo pieni di esempi fuori dal mondo della farmacia, non si può più essere solamente venditori dei prodotti di altri. Anche perché la farmacia, il farmacista, storicamente è un preparatore. E io in un articolo di qualche anno fa dissi che il futuro della farmacia lo si poteva costruire guardando ciò che il farmacista era, e quindi dedicandoci un pochino più a quella che è la sua professione e professionalità. Ecco. Terza categoria? Ah, terza categoria, giusto. Poi ci sono la categoria, diciamo, che ha problemi economici, gli direi di cominciare a dimenticare il fatturato, dimenticare di acquisire nuovi clienti e di cominciare a sistemare i costi. Sistemare i costi. Intendi, sistemare i costi, quali costi intendi? Cioè, fai riferimento al costo del prodotto venduto o ai costi generali? Ai costi generali, esatto. Cioè, tutti quelli che ci sono a prescindere. Esatto, hai fatto bene a farmi questa precisazione, che ci sono andato un po' troppo superficiale sulla parte dei costi. Allora, ancora un minuto per chiarire questo punto. Allora chiudiamo, riesco in un minuto a chiudere questo concetto. Allora, costi, il costo del venduto, lasciamolo stare, perché poi alla fine se uno è in difficoltà economica e acquista meglio di un punto, non gli cambia la situazione. Ciò che fa la differenza sono i costi generali, cioè dal margine operativo lordo, prezzo al pubblico, meno costo di acquisto, rimane questo margine. Questo margine tutti dicono di averlo intorno al 30, 32, 35, si sentono numeri, e a me piace dire che anche le farmacie che sono fallite avevano questo margine, ce l'avevano tutti. Il fatto è che poi l'utile è la differenza tra il margine e i costi generali. E quindi se uno è in difficoltà oggi, deve assolutamente mettere a posto dal punto di vista finanziario la farmacia, prima di qualsiasi altra cosa, perché senza ossigeno non si vive. E soprattutto, concludo, 10 secondi, proprio perché hai fatto quella precisazione sui costi, è molto più importante saper vendere che saper acquistare. Nel modello di business di oggi è sicuramente così. Ecco, perfetto. È un quarto d'ora, come potevamo immaginare, è volato. Però anche a te chiedo la disponibilità per un altro quarto d'ora, per un'altra di queste piccole dispense, perché credo che gli argomenti siano molto interessanti e che molti farmacisti vogliano continuare a seguire. Per cui, se sei d'accordo, mentre informiamo tutti che il 20 luglio sul gruppo Farmamico tu farai un refresh, ma me ne parli la prossima volta, io intanto ti ringrazio, Damiano. Grazie a voi, grazie a te, grazie a voi. Grazie. E allora, amici, come preannunciato, ci vediamo venerdì con la seconda parte dell'intervista a Damiano Marinelli. Grazie, a venerdì.